Bene amici, oggi vi parlo di Apple Watch SE. Tra l'altro mi è appena arrivata una notifica dal calendario, sempre fantastico il feedback aptico della vibrazione. Watch SE che ha lo stesso form factor di Watch 6, ha il processore S5, ha qualche sensore in meno rispetto al 6, insomma la stessa operazione che Apple ha fatto con iPhone SE, che mi è piaciuto un sacco, l'ha fatta anche con il Watch. Mi piacerà anche questa versione? Giornata con lui e poi ve lo racconto. Visibilità sotto luce del sole, tra l'altro c'è appena stato un temporale, quindi aria particolarmente tersa. Movimento di attivazione ottimo, vedete, e anche il display si vede veramente bene anche così quando riflette la luce del sole. Tra l'altro Watch Face, nuovo OS 7 che ha introdotto delle Watch Face, secondo me molto bello. Ho fatto stamattina un post Instagram, a molti non piacciono, ma secondo me queste Watch Face danno anche il senso della cura di Apple proprio per la grafica, il minimalismo. Bellissime queste artistiche. Poi c'è anche una simulazione di GMT e di cronografo. Se vado qua ve le faccio vedere un po' tutte più estese, ma soprattutto quelle dell'artista mi fanno impazzire perché cambiano quotidianamente e hanno sempre una faccia diversa, insomma mi piacciono un sacco. Altra funzione interessante è quella di alzare il watch e parlare. Ehi Siri, che tempo farà domani a Milano? Sembra che il tempo sarà piuttosto brutto domani. Schiaccio la corona, si apre il menu, vado direttamente alle attività di allenamento, ce ne sono veramente tantissime, tra l'altro ne sono state introdotte nuove. C'è anche il nuoto perché è impermeabile, 50 metri, ma io vado di bicicletta. Bici che può essere allenamento libero oppure con delle... Attenzione, è arrivato un altro messaggio e vi faccio subito vedere come si può rispondere sia con il vocale, sia con l'emoji, ma anche con dei suggerimenti. Purtroppo su WhatsApp non si possono ancora ascoltare i vocali, sono tramite applicazioni di terze parti, insomma un po' crocchi, ma qua è colpa di WhatsApp, perché per esempio i Telegram si possono ascoltare anche i vocali perché c'è l'applicazione proprio nativa Telegram. Ma torniamo alla nostra bicicletta, perché vi stavo dicendo si può fare un allenamento mirato alle calorie, distanza o tempo. Io lo faccio libero, pronti, via, 3, 2, 1. Il GPS l'ha preso veramente subito, anche il battito, sono già a 109, andiamo. No, e poi attenzione, clamoroso al Cibari cheat che pochi capiranno, sulla Lombard Street milanese, che comunque ha un senso che qua forse pochi capiranno. La batteria della bicicletta mi abbandona. Uff, che fatica. Allora, vediamo i battiti comunque. Ah, qua avevo una notifica, ma vabbè, andiamo un attimo indietro. Siamo a 133 battiti per Apple Watch versus 136 per il Garmin Venu, che vi ho già raccontato tante volte essere molto preciso. Quindi, beh, molto preciso anche questo Apple Watch. Adesso mi sa che i battiti saliranno, perché si torna completamente muscolari. E a casa mi aspetta anche... mi aspetta il tapirulan. Vi ho detto che dovevo rimettermi in forma. Quando mi ci metto. Ehi Siri, chiama Kia Chiara. Chiamo Kia Chiara cellulare. Beh, devo dire che i microfoni capiscono bene. Adesso sentiamo se Chiara mi sente. Mio amore, dimmi come mi senti. Bene. Ok, ti sento anch'io. Dai, un quarto d'ora sono a casa. Bacio. Ammazza, che fatica senza batteria. Dopo l'attività, tra l'altro, guardate, si può fare così per bloccarlo se dovessimo fare attività sotto l'acqua, metterlo in pausa, oppure a destra per controllare la musica. Ma io gli do un bel fine, qua mi dà un riassunto fatto e poi troverò ovviamente l'attività sull'iPhone. E dopo 9 minuti e 57 sul tapirulan, non ho fatto partire apposta l'attività, lui, guardate, ha rilevato che sto facendo una camminata indoor, capisce anche indoor probabilmente perché non sente il GPS. E la batteria? Qui ho il nuovo widget di iOS 14, ma aspetto domani a parlarvene. E attenzione, ho raggiunto il target. E attenzione, perché in vista della prevenzione Covid, quando ci si lavano le mani, lui lo riconosce e guardate, ci dice per quanti secondi ancora dobbiamo lavarle per averle
perfettamente igienizzate. WatchOS 7 ha anche la funzione di monitoraggio del sonno, ma mi è appena arrivata una notifica che mi chiede di mettere in carica l'orologio prima di dormire, perché altrimenti non riuscirebbe a monitorare la mia notte. Lui sa che sto per andare a letto perché gli ho impostato a che ora più o meno vado a letto di solito. Lo carico. 24 ore di uso e sono 17% di batteria. Ed eccoci in ufficio, vi faccio subito vedere in confezione cosa c'è. Oltre ovviamente all'orologio c'è il caricabatterie, il solito ad induzione. Ci mette circa un'ora e mezza a caricare completamente la batteria. Vi dico subito, la durata è un po' il tallone d'Achille di uno smartwatch che per il resto mi è piaciuto veramente tanto, come mi piacciono sempre tanto gli Apple Watch. A sera, con un uso abbastanza intenso, con tante notifiche, arrivo tra il 20 e il 30%. Se invece monitoro una mezz'oretta, un'oretta di corsa, di camminata o di bicicletta, arrivo con il 10-15% di autonomia residua. Monitoraggio continuo GPS 13 ore, ma tutta questa autonomia residua non mi permette di andare a letto e avere il monitoraggio del sonno. Ci vuole almeno il 30% della batteria e lui, come avete visto, vi avvisa. Quindi diciamo che dovete comunque caricarlo durante il corso della giornata. 40 mm o 44 mm la dimensione della cassa, i cinturini sono ovviamente compatibili con le precedenti versioni, bellissimo il cinturino solo loop, era terminato all'Apple Store, non ho potuto comprarlo, ma c'è il misurometro per andare a misurarvi il polso, per capire qual è la misura fatta per voi, e spero arrivi presto l'intrecciato in silicone, perché non avere la fibbia e infilarlo tipo bracciale elastico, secondo me è una cosa che aumenta ancora il comfort dell'orologio. Per il resto le funzionalità, ragazzi, è un Apple Watch, le conoscete benissimo, ci sono tutte le applicazioni, c'è anche lo store che è raggiungibile direttamente dall'orologio. Mi piace molto la funzione di scatto da remoto, come vedete la telecamera inquadra e fa vedere sull'orologio esattamente quello che si può scattare, fotografare, far iniziare un video, quindi c'è una grande interazione anche da un punto di vista software. Il fitness viene monitorato molto bene, se vi faccio vedere la bicicletta che ho fatto, anche la media del battito cardiaco, la mappa, sono state tutte ben riportate, ma anche i passi, le calorie le ho verificate, diciamo, col mio Venu, che ormai ho come standard di riferimento, e devo dire si comporta molto molto bene. Tutte le impostazioni, non sto qua a farvele vedere, di Apple Watch sono le classiche, ma allora SE perché si chiama SE. Passettino indietro, iPhone SE è l'iPhone, tra virgolette, low cost, base di gamma, che comunque ha il processore di ultima generazione, comunque gira molto bene, andate a vedere le mie considerazioni, ma che costa decisamente meno rispetto agli ultimi iPhone usciti, quindi gli iPhone 11 e iPhone 11 Pro, meno della metà. L'operazione con il Watch invece è diversa, perché l'hardware non è molto diverso dal 6, il processore qua è S5, sul 6 è S6, S5 tra l'altro lo stesso processore di Apple Watch 5, la memoria è la stessa, 32 GB, anche il display non è proprio lo stesso, diciamo che la dimensione è la medesima, ma la luminosità del 6 dovrebbe essere un po' superiore, anche se vi ho fatto vedere, qua sotto la luce del sole si vede molto meglio, cioè molto bene. Ma allora, cosa manca? Sostanzialmente qua dietro, vedete, manca il sensore dell'elettrocardiogramma, che c'è su 5 e 6, manca l'always on display, che qua non si può attivare, anche se devo dire all'inizio dell'era smartwatch ho fatto un po' mia la battaglia contro gli smartwatch che non avevano l'always on display, perché avevano degli accelerometri lenti. Adesso che gli accelerometri sono precisi, guardate qua, c'è un movimento di attivazione che è veramente super super preciso, non sbaglio un colpo, quindi io sinceramente non sento la mancanza dell'always on display. E c'è anche quell'accelerometro così preciso che consente di avere dentro la funzione del uomo a terra, comunque va a misurare le aritmie perché il sensore di battito cardiaco c'è, manca il sensore di misurazione dell'ossigenazione nel sangue. La differenza di prezzo è di circa 130 euro rispetto alla versione 6, che proverò. Qua siamo a 309 euro di partenza, 339 per la versione da 44 mm, 50 euro in più per la versione cellular, che vi consente di essere raggiungibili con notifiche, chiamate eccetera eccetera, anche se siete fuori dal raggio di azione o del wifi o del bluetooth del cellulare. Secondo me il gap è un po' poco,
per delle funzioni, soprattutto quella dell'ossigenazione del sangue, che possono essere decisamente interessanti. È anche vero che non si vanno a perdere tantissime funzionalità e quindi la differenziazione tra SE e 6 forse è un po' piccola, così come la differenziazione di prezzo. È vero che listino rimane Apple Watch 3 con la sua partenza a 229 euro, se non sbaglio, 259 la versione un pochino più grande, ma là si parla di 38 mm e 42 mm, quindi proprio Apple The Watch di tre generazioni fa, con un display e uno schermo un pochino più piccolini. Tra l'altro WatchOS 7 che è arrivato sì sul 3, ma il 3 è la base di partenza degli aggiornamenti di WatchOS 7, il 2 e l'1 non sono stati aggiornati, quindi non si sa per quanto ancora verranno supportati, quindi il 3 non so, faccio fatica a consigliarvelo. Questo SE potrebbe essere quella via di mezzo che non costa tantissimo, non costa pochissimo, ha tante funzioni, ma per tutte le considerazioni su quale Apple Watch è meglio e per chi è meglio uno o l'altro, vi do appuntamento alla recensione del 6, dove farò proprio tutta questa serie di considerazioni e soprattutto mi concentrerò sulla funzione in famiglia che consente di abbinare un Apple Watch e darlo a persone che non hanno un iPhone, immagino a bambini, ragazzini, immagino ad anziani, per andare a monitorare prima di tutto lo stato di salute e di benessere generale, ma poi per poter andare a comunicare con loro, per sapere dove sono, posizionamento, e soprattutto sugli anziani, possibilità uomo a terra con la chiamata di emergenza, e quello non è una cosa secondaria. Quindi proverò bene questa funzionalità. Orologio che mi è piaciuto veramente tanto, come mi piacciono sempre gli Apple Watch. Ma per le conclusioni generali vi do appuntamento al prossimo video, quando mi arriva il 6, ci sarà una super comparativa. Ciao!